Buongiorno Davide. Buongiorno. Dice che il buongiorno si vede dal mattino. Ma un pezzo che è mattino. Ma Sei tu che come vuoi sei da più? dormiglio? Dormi io, ma cacchio, è le 6:40. Adesso siamo andati a dormire a mezzanotte. Non voglio di niente, almeno 6 ore. Adesso, guarda che bello. C'è un po' di foschia nella punta della montagna là. Però ti faccio vedere, stamattina ho fatto delle foto e dei video spettacolari. Ma non è tanto che si è alzato il sole, quant'è? Sarà mezz'oretta. Infatti c'è un po' di foschia però, vedi? Perché se ieri sera le stelle si vedono poco? Niente fica. Non bar. Niente che candele, Sarebbe andare a vedere la più da vicino, là. Ma che è? Ma figli dei fiori? ma penso. La fine della mia. Farà yoga, farà Yoga. meditazioni, Vabbè. questi gruppi qui. Vabbè. Quello che va facendo con gli occhialetti? Va nuotando? Guarda che è caldissimo, ho fatto Quello va nuotando adesso. bagno Sei un adesso. pescio. Se te dici sempre quando allora, quando è fredda l'acqua che ti fa battere i denti, dici che è caldissima. Guarda, adesso te non sei affidabile per la caldità dell'acqua, scusate, ma mi sono svegliato adesso. Sai, la cosa è incredibile. Ogni volta che dice che l'acqua per lui è un pescio, puoi stare tranquillo che è gelata come pochi. Allora. Di poca fede. Certo, io. Oddio. Adesso ora appoggio questa. Lo devo appoggiare un attimo da qualche parte che mi devo alzare. Devo alzare. Devo togliere questa. Una quaglia. Allora, questa la mettiamo qui. Questa la mettiamo di qua. Questi pezzi della GoPro. Boh, metteremo dentro. Questo è il lago più bello del mondo, il lago di Bracciano. Potete ammirare il nuotatore, le paperelle, il Monte Olimpo dritto a voi. E l'uomo panza che sta per cambiarsi il invitiamo tutti a venire il prossimo anno in campeggio con noi qui sul lago di Bracciano. Per un'esperienza no limits. Detto ciò, devo ora impegnarmi nello smontare la tenda e quindi vi saluto. Oh, Luca si è cambiato il costume. Sbagliato, ho preso quello sbagliato da piccolo. Quanto è figo?
super figo. Cosa che non sbaglio. La cascia tra le palle questo. Un coglione e basta. Ho fatto un super video. Sì? Come? Intorno al lago? Come? Boh. Ma sai, non so se devi. Perché là c'è Nessi. Guarda, guarda, c'è la testa di Nessi. Le papere, le oche, i cigni. I Cristi e Santa Maria, gli angeli di Cristo. Guarda che roba. Quando mi ci svegliate voi con un tramonto così? Quando? Mai un'alba. Un tramonto. Un'alba, vaffanculo. Tu hai detto mi sono svegliato adesso, sono pure incoglionito. Vabbè, fammi, mi serve un po' d'ossigeno prima mi sveglio. Poi mi serve la crema per il dito. Preso tutto? Dovrei aver preso tutto. Allora, la crema per il dito, eccola. Ossigeno. State qua. Eccola. Queste delle cose che per terra. Un video così di mattutino, di cose, non l'abbiamo fatto mai. No. Eh? Mi pare proprio. Questo posto ideale anche per campeggiare, perché i picchetti si mette su un tennacchio e si tira su un tennacchio. No, il posto è bello un bel po' qui sotto la pineta. Ho fatto stanotte un sogno. Porco dici. Stai te davanti a delle palazzine arrivate e mi c'era stato Manuel Albanese, come che io sto giù senza macchina, e sto giù davanti a una casa, uno che c'è una casella di posta, c'era scritto Gobsur, una cosa così. Gobsur. E praticamente devo aspettare, per cui sto scappava, che c'era un, devo dargli tipo una lettera, di stavo ricco. Poi a un certo punto mi sono rotto i coglioni, sto giù via e vedo uno con i capelli tutti lunghi che mi passa davanti. Ho detto, ma questo lo conosco. E praticamente facciamo le stesse scalette e scende. Poi a un certo punto mi si gira e mi fa, ma tu sei Davide quello del Montoro. Però quando si è girato non c'era più i capelli corti. Cioè era. Prima hai detto lunghi. Lunghi, non ce l'ha più lunghi. E ce l'ha tutti rasati, corti, ha cambiato proprio viso, capito? E mi ha fatto, tu sei Davide quello del Montoro. Ho detto, ti posso dire una cosa, sei proprio brutto. E adesso ti vado a fregare la mano. Porco dici, ma sono svegliato. Svegliato sono giù corso lassù. A controllare la macchina. Porco due. Ma qua, non stamattina? No, sarà state le 3:30, 4. Ma guardate. Io, ma guardate che cazzo di cui che devo fare. Crema me lo mista anche lui una crema folli scottatura un te lo dedo. Ah, ci mandiamo tutto? Io tento, tanto mi ci vuole un'ora, tanto dopo stanotte armontiamo, ma non armontiamo chi, perché no, tanto stanotte non ho.
Allora, metto, sistemo un attimo sto dito. Sì, ma tu fa tanto te, non è perché non ci vuole mezza giornata. A chiudere No, è ancora più ci difficile vuole un po' di perché più. devi farla capire dentro lui. No, intendevo la mia, per chiuderla ci vuole un po' di più. Per chiuderla bene perlomeno. Questa montarla rompe il cazzo, fa passare i bastoncini che non passa mai, che si leva. A smontarla rompe il cazzo perché ci vuole pazienza per metterla dentro, a cosa sua, se no per il Del resto, montarla e smontarla. Non c'è tanto resto sulla tenda, eh. vabbè, a me mi gusta mettere i picchetti, quella cosa. Certo, perché infilzi un paletto dentro la terra, fai Posso scherzi, posso scherzi. la sua buchina, devi infilare le robe dentro i buchi. Quando infili le robe dentro i buchi, te stai contento. Esatto. Che roba, ragazzi. Poi c'è tutta una strategia, perché io dopo passo, se porta sta roba, non passo da vicino, Ah, beh, guardo se... ne vale la pena, la strategia dello scopatore. Il dito è a posto, va bene? Devo smontare la tenda, però prima di smontare la tenda devo svuotare un materasso. Per svuotare un materasso c'è la valvola lì. Quanto ci vuole poco a svuotare un materasso. La valvola la mettiamo dentro lo zaino. Qui c'ho la carta del panicola porchetta di ieri sera. A posto. Ah, ok, questa la levo prima che mi brucia la sedia. Tutto metto di qua. No, perfetto. Ci sarà qualche scorpione sicuro. Cioè, un'ape dentro la tenda. E come ci capivi te l'ape? No, ma adesso c'è boccato. L'ape grosso, l'ape caro. Vabbè, niente. Adesso dovrei andare a fare una pisciata, che è successo lassù. Andiamo a fare una pisciata. Guarda le formiche, ieri mi è cascato un pezzo di porchetta, guarda che roba, non mi ricordo perché era notte. Chi fatto? Cioè, mi è cascato un pezzo di porchetta ieri sera. Apposta c'erano tutte formiche lì davanti adesso. Stanno a mangiare. Lasciamo le mangiare.
la faccio. Che acqua. Questa la metto qui, sperando che non casca tra l'acqua. Porca troia, le ghiaccia, va tassata anche tu, dai. Nature, tenetevi aggiornati che ci saranno altri video, forse, boh, vediamo.